Sei pronto a tuffarti nei tragici retroscena di tutta la squadra? Nell'episodio 1 abbiamo visto un prologo sulla crescita di Tokyo in Corea del Nord. I flashback del secondo episodio sono molto più speranzosi nella loro presentazione narrativa e molto molto più tristi. Vediamo un giovane Berlino diventare un uomo dietro le sbarre di una cella in un campo di internamento nordcoreano. L'infanzia di Berlino è plasmata dalla violenza dello Stato. Guarda sua madre venire uccisa a colpi di arma da fuoco mentre cerca di condurre suo figlio attraverso il confine con la Cina. Nel campo di internamento di Kacheon impara a considerare la violenza come un modo per sopravvivere. Quando riesce a scappare da adulto, riflette: «Penso che questo posto mi mancherà». È irriverente, ovviamente, ma è anche un riconoscimento che questo spazio ha plasmato la sua visione del mondo. Berlino pensa che il professore sia ingenuo, una valutazione che è quasi sicuramente influenzata dai loro background disparati. Non sappiamo ancora molto del professore e sicuramente, come tutti questi personaggi, ha vissuto delle difficoltà, ma Berlino e le sue sigarette nordcoreane lo stanno ancora giudicando. A Kacheon, Berlino ha imparato a diventare un prepotente. Le regole sono diverse nel mondo esterno o esercitare la violenza è ancora il modo migliore per sopravvivere. Dall'aspetto del secondo episodio, Berlino procederà sicuramente come se lo fosse. Berlino si arrabbia tanto con lo smartwatch, lanciandolo a terra e polverizzandolo con lo stivale. Ti fa capire quanta rabbia stia trattenendo dentro di sé. Ma è meno chiaro se la serie sia d'accordo con la visione berlinese dell'umanità. Alla fine dell'episodio, Casa di Carta Corea sembra essere d'accordo con l'opinione di Berlino. Lo spettatore e Yang Min sono incoraggiati a credere che Denver abbia sparato a Mission su ordine di Berlino, andando contro la regola numero 1 stabilita dal professore: tenere gli ostaggi al sicuro. Dubito che la conclusione, e cosa significhi per l'umanità, sarà così semplice come questo cliffhanger ci fa credere. Questa serie non è interessata a raccontare storie semplicistiche caratterizzate da una moralità o rafforzare il mantra che l'umanità è intrinsecamente violenta. Altrimenti non avrebbe speso così tanto tempo a mostrare quanto siano devastati sia Denver che Rio alla prospettiva di uccidere Mission. O dedicare flashback empatici per mostrare quanto trauma abbia sopportato Berlino. Questa non è una storia di buoni e cattivi. È una storia di come i sistemi esistenti siano strutturati per farci pensare che la violenza sia inerente all'umanità, piuttosto che uno strumento utilizzato dal capitalismo e da altri sistemi per sfruttare il lavoro e imporre il conformismo sociale. Questo episodio può darci dei flashback sull'infanzia di Berlino, ma fornisce anche alcuni indizi sui problemi preesistenti di Denver. Sappiamo che almeno suo padre è stato un genitore amorevole, ma, come Berlino, ha perso sua madre quando era piccolo a causa di una qualche forma di abbandono. È per questo che, quando scopre che Mission è, forse, incinta, entra in modalità protezione, setacciando la zecca della Corea unificata in cerca di snack e presentandoli a Mission come un orgoglioso scoiattolo. È un po' assurdo, fa parte di una squadra che tiene in ostaggio questa donna e i suoi colleghi ed è preoccupato che il latte offerto possa essere troppo freddo per il suo fragile, forse, corpo in stato di gravidanza. Ma è anche tenero e riconoscibilmente umano come la paura che vediamo altrove in questa puntata. Man mano che l'episodio procede e scopriamo di più su Denver attraverso i suoi numerosi sfoghi emotivi, diventa chiaro che è almeno in parte guidato dal desiderio di garantire a questo forse, bambino, ciò che lui non ha mai avuto, una mamma presente. Ma poi Denver preme comunque il grilletto fuori dagli schermi. Immagino che non l'abbia uccisa nonostante si sia scusato con lei. Se le ha sparato è sicuramente una cosa legittima scusarsi. Se non l'ha fatto è comunque giustificato perché anche far credere a qualcuno che sta per morire non è carino. Perché la minaccia della violenza è sicuramente traumatizzante e qualcosa con cui Mission dovrà convivere se sopravvive. Era andata al lavoro la mattina pensando che il suo problema più grande fosse dire al suo capo amante egoista che lei è
forse, incinta di suo figlio, il che, a dire il vero, suona come una giornata piuttosto brutta, solo per essere coinvolta in una terrificante rapina in cui è un ostaggio. Indipendentemente dal fatto che Denver abbia ucciso Miss Eun o meno, sappiamo che Jungmin ha scelto di rimanere in silenzio, completamente immerso nella sua decisione di uccidere Miss Eun. Quando Ryo vede Berlino mandare Denver a uccidere Miss Eun, corre ad avvertire Tokyo invece di rispondere alla telefonata del professore. Sebbene il professore possa aver pianificato l'intera cosa, il suo controllo ha dei limiti ora che è stato fisicamente rimosso dalla scena. Alla fine è potente solo quando c'è la lealtà del gruppo nei suoi confronti. Per Berlino è la prova che il suo sistema funziona. Per lo spettatore è la prova che Jungmin è senza spina dorsale, ma anche comprensibilmente spaventato. Non preoccupatevi, anche Woojin ha problemi con la mamma. Sua madre sembra avere la demenza senile e non è interessata ad andare in ospedale per curarsi, ma Woojin non ha molto tempo o energie per preoccuparsene in questo momento. Non solo, lo smartwatch offre alla Task Force il suo primo vantaggio nella negoziazione degli ostaggi, ma sorprende anche il suo barista non fidanzato a origliare la sua telefonata di lavoro. Il professore spiega che pensava ci fosse un altro uomo di mezzo e lei sembra credergli. Se non sapessimo che il professore stava effettivamente spiando Woojin per avere dei vantaggi nella sua rapina, troveremmo la reazione di Woojin altamente paranoica, anche se è impressionante il suo istinto. La telecamera si sofferma sulla faccia del professore quando Woojin lo delude, dicendo che non è nel mood per una relazione in questo momento. Le lacrime rimangono nei suoi occhi anche dopo che Woojin se n'è andata, e ci chiediamo, è tutta una recita o prova dei sentimenti per lei? Solo il tempo ce lo dirà.